Per la rubrica Martinini risponde, oggi abbiamo una domanda che è carina e può dare tanti spunti di riflessione, anche perché voglio fare una considerazione in seguito. La leggo. Volevo un tuo metodo per trovare clienti pronti ad abbracciare ed essere miei collaboratori marketer in un settore come quello del network marketing nel campo dei servizi, precisamente utilizzando le piattaforme internet per attrarre persone veramente interessate. Ora, questa è una domanda anonima, ma è molto curiosa. Primo punto. Sicuramente ti consiglio il mio corso Business Fire Up perché all'interno c'è un corso bonus che si chiama La tecnica dell'incantatore di serpenti che serve proprio a questo. E ora ti spiego il motivo ed è molto utile per chiunque abbia un'attività e bisogno di attrarre cliente verso di sé. Primo punto, nel 2019, nel mercato di oggi, quello che noi stiamo affrontando, quello che noi stiamo facendo è una guerra, una lotta per l'attenzione. Quindi la cosa veramente difficile è proprio questa, riuscire a catturare l'attenzione del cliente. Cioè riuscire a portare un cliente verso il proprio negozio, il proprio studio, vendergli il servizio, eccetera, è veramente l'ultima parte. La parte molto più difficile oggi è riuscire a catturare l'attenzione e riuscire a farci ascoltare. E questo indipendentemente dal settore in cui sei. Tu puoi essere un negozio, puoi essere un avvocato, puoi essere un personal trainer, puoi fare qualunque cosa. La parte più difficile è riuscire a trovare una persona a catturare la sua attenzione e renderla disposta ad ascoltarci. E questo poi è il motivo per cui ho sviluppato questo corso, l'Incantatore di Serpenti, perché credo che oggi sia estremamente essenziale. Quindi il primo punto è proprio questo. Come fai per catturare l'attenzione delle persone? Qui di metodi ce ne sono veramente infiniti e soprattutto per chi fa marketing, quello che vedrai più utilizzato è quello di urlare, di fare più casino possibile. Quindi parlare male di qualcuno, attaccare i competitor, attaccare le categorie e così via. Questo perché le persone che si identificano con il tipo di comunicazione che fai ti presteranno attenzione. Quindi questo è un modo, fare casino. Non è il mio modo preferito, anzi, non mi piace neanche troppo, però esistono tanti altri modi. Quindi la domanda che devi porti è questa. Primo punto, come fare per catturare l'attenzione del cliente? Ovviamente qui sono costretto a farti la marchetta al mio corso, perché all'interno, oltretutto del corso, del sottocorso, diciamo, dell'incantatore di serpenti, c'è un bonus con 459 titoli già pronti che puoi utilizzare proprio per catturare questa attenzione. Quindi, ad esempio, se vuoi utilizzare Facebook, fai un annuncio su Facebook dove scrivi un titolo che cattura l'attenzione, un testo che cattura l'attenzione. A questo punto già sei riuscito a fare il primo passo se funziona. Quindi una persona che sta scorrendo la bacheca di Facebook, Google, quello che sia, vede il tuo annuncio, clicca e finisci nella tua pagina in cui gli spieghi qualcosa. E una volta fatto questo primo passo, che ti assicuro non è poco, è l'articolo che poi deve persuadere il contatto, la persona che sta leggendo, a primo continuare la lettura, due, se lo hai scritto bene, dovresti essere riuscito a, tra virgolette, convincerlo a cercare di approfondire. Poi anche lì, ripeto, è una logica che si applica a qualunque business, prima cosa. Seconda cosa, devi cercare di farlo andare al passo successivo. Ad esempio, nel tuo caso, non so, farti mandare una richiesta di informazioni. Se sei un negoziante, farlo andare nel tuo negozio. Se sei un ristorante, farlo venire a mangiare, fargli fare un aperitivo, non importa. Comunque devi cercare di accompagnarlo piano piano verso il tuo obiettivo finale. Quindi devi iniziare veramente step by step con passi molto piccoli perché oggi il mercato è talmente saturo che o sei davvero un fenomeno nella comunicazione, hai un prodotto veramente eccezionale. Hai la persona che ti sta a ascoltare perché è interessata a quel prodotto, allora puoi fargli fare un salto anche molto grosso, altrimenti è estremamente difficile e soprattutto estremamente costoso. Per cui ti consiglio di andare step by step, anche perché strutturato in questo modo puoi analizzare ogni singolo punto della tua strategia di marketing, in questo caso, o del tuo modello di business, in base a come l'hai strutturato, e vedere dove ad esempio ci sono dei crolli. Molte persone cliccano sull'annuncio, vanno nell'articolo e poi vanno via. Probabilmente c'è un problema nell'articolo. Se compilano il modulo di richiesta informazioni, ma una volta che ci parli al telefono vanno via, probabilmente c'è un problema su come fai la trattativa o comunque quello che proponi e così via. Quindi questo è il mio consiglio, tutto qui. Ti consiglio di comprare il mio corso perché quel modulo lì è veramente eccezionale su questo. Ti aiuta proprio a creare il tuo annuncio, ti aiuta a creare la tua pagina, a strutturarla in un certo modo, ti aiuta a creare quel tipo di comunicazione che renderà il cliente interessato a quello che tu hai da offrire, escludendo tutti i tuoi concorrenti, indipendentemente dal prezzo che tu hai e i tuoi concorrenti hanno. Quindi anche se tu costi di più, se sei bravo e se hai lavorato bene prima, quindi costruendo il contenuto in maniera corretta, il prezzo sarà un problema secondario perché queste persone vorranno lavorare con te. Quindi niente, questo è il mio consiglio ed è un consiglio che do a tutti gli imprenditori e professionisti perché è estremamente importante. Piccolo riepilogo. Primo punto, cattura l'attenzione. Secondo punto, esponigli quello che hai da dirgli. Terzo punto, fagli fare il primo passaggio. Perché
per venire a contatto con te, iniziare a stringere quella relazione. Quarto punto, qui dipende, perché dipende da poi dal tuo modello di business e dalla tua struttura. Quindi nel tuo caso è cercare di magari andare in trattativa, in controllo di persone e fargli chiudere il contratto. Questo più o meno è quanto. Con questo è tutto, spero di aver dato qualche spunto utile, credo di sì, perché è una cosa che mi rendo conto che nel mercato di oggi manca, tutti cercano di fare il grande salto ai clienti, ma oggi è difficilissimo e molto costoso. E infatti, non a caso, moltissimi investono in pubblicità e non hanno poi dei ritorni proprio per questo. Cercano di far fare dei salti troppo grossi senza avere nessun risultato. Con questo è tutto, appunto, ripeto, spero di aver dato qualche spunto utile. Se hai qualche domanda o qualcuno ha altre domande da farmi, lasciatemele cliccando qui sotto alla rubrica Martinini risponde e ci sentiamo domani. Ciao!